Ciao, quest'anno inizia per la prima volta un programma speciale che organizziamo ad Alcatraz nell'agriturismo di Dario Jacopo Fo. Si chiama Mirror Art Therapy, dove terapeuti e artisti di fama internazionale o nazionale verranno a sostenerci e a giocare insieme a noi terapeuti per un nuovo modo di entrare in seduta dotati di uno strumento particolare che si aggiunge agli strumenti che già usiamo in terapia. Mirror Art Therapy, che cos'è? E a cosa serve? Serve essenzialmente a tre cose. La prima cosa è quella di accendere nei nostri pazienti delle emozioni positive che sono mancate nella loro vita. Faccio esempio, la gioia, la forza, l'amore, l'amore compassivo, l'eccitazione, il gioco. Come si fa? Normalmente un terapeuta quello che fa è che aiuta le persone ad elaborare. Quindi è come una specie di campo di forza, il paziente mette la propria forza in azione, il terapeuta sostiene e un po' soffia sul fuoco di questa elaborazione. E quando tutto va bene, quando il processo è già acceso, le cose aiutano e non poco i pazienti. Ma ci sono delle volte nelle quali il processo si inceppa. In questo caso, più che soffiare sul fuoco, è necessario accendere un fuoco e il terapeuta con la Mirror Art Therapy oggi è in grado di fare proprio questo. Accende in se stesso l'emozione e la trasmette esattamente come fanno tutti gli artisti. Se pensi, qualsiasi artista, che sia un cantante, che sia un attore, che sia un lettore, che sia un poeta, che sia una persona che suona uno strumento, quello che fa è che riesce a trasmettere emozioni. E questa è la prima funzione, ma non è tutto. C'è una seconda importante cosa che fa Mirror Therapy. Tutti i grandi terapeuti non aiutavano soltanto a elaborare, ma riuscivano ad accedere in stanze della mente del paziente dove altri terapeuti e gli stessi pazienti non riescono ad accedere, evocando i geni della lampada, cioè le potenzialità non ordinarie. Faccio un esempio: la guarigione, o la motivazione, o il potere di cambiare, l'elaborazione di perdita, sono come risorse profonde che normalmente sono inceppate, sono come nascoste dalla volontà, e la volontà non riesce a superare tutti quegli ostacoli interni che la separano dall'uso di queste potenzialità. Come si fa? Perché Milton Erickson, Fritz Perls, la Satir, Jung, Freud, i grandi terapeuti, insomma, riuscivano ad accedere in questi posti? Parlavano, come confessa Milton Erickson, il grande ipnotista, parlavano un doppio linguaggio, un linguaggio logico che arrivava alla mente, questo è un linguaggio tecnico, scientifico, se vogliamo, ma parlavano un linguaggio analogico, un linguaggio per l'inconscio, che può penetrare nella mente della persona soltanto attraverso un canale artistico. Ecco il perché della metafora, ecco il perché di una certa intonazione della voce, ecco il perché della gestualità. Insomma, come fanno tutti i grandi artisti, gli artisti praticano ovviamente questo canale. Insomma, noi studieremo le sequenze logico-emozionali, perché sono sincronizzazioni tra il canale logico e quello analogico, che accendono cinque potenzialità non ordinarie. Ovviamente questo per un terapeuta diventa uno strumento straordinario a sostegno della sua terapia. Ma qual è la terza cosa che impareremo a fare in questa settimana insieme a terapeuti ed artisti? Impareremo a usare sia l'accensione di emozioni, l'intensificazione di emozioni positive, che l'accensione delle potenzialità non ordinarie per noi stessi. Nel nostro modello, la psicoterapia della Gestalt, noi sappiamo che l'elaborazione che il paziente compie si ferma dove si è fermata l'elaborazione del terapeuta. Quindi noi siamo
votati, destinati a una elaborazione prima in noi stessi di tutto ciò che poi trasferiamo ai nostri pazienti, con tutto vantaggio per la nostra stessa vita. Bene, ancora due cosucce sulla struttura. Al mattino avremo il lavoro scientifico, il lavoro in cui il mattino rappresenta come un'ossatura, il lavoro scientifico nel quale noi forniremo tutte le nozioni per poter apprendere a usare nel pomeriggio poi gli strumenti anche artistici e i canali espressivi che ci permettono di trasmettere emozioni, stati di coscienza ai nostri pazienti. Nel pomeriggio ci saranno gruppi di terapia dove sperimenteremo queste cose su noi stessi e poi avremo la formazione da parte dei grandi artisti, Paolo Rossi, Bacalov, Jacopo Fo, Mario Pirovano, Simone Cristicchi e tanti altri, Enrica Bacchia, Francesco Tricarico, Stefano Graziani. E la sera, dopo aver cenato tutti assieme con gli artisti, avremo il meritato riposo in cui questi artisti si esibiranno per noi. Per cui saluto tutti e vi aspetto con grande desiderio di fare cose carine insieme ad Alcatraz. Ciao!